Onoa Bancari Italiani. Siamo qui nel salone di rappresentanza di Palazzo Sant'Agostino proprio per riunirci a convegno e delineare nuove piste che ci saranno in qualche modo delineate proprio grazie agli interventi degli esimi ospiti che saranno qui con noi stamani. Iniziando da Cristiana De Pasquali, che è appunto la coordinatrice nazionale del settore femminile della FABI, che abbiamo qui con noi, che abbiamo l'onore di intervistare. Strategie nel mercato del lavoro, ma non solo. Insomma, è un compito importante. Importantissimo, ed è un compito su cui si fonda anche il rilancio del paese Italia, secondo noi, perché non si può fare a meno delle donne per rilanciare un paese in cui il ruolo delle donne è veramente importante. Donne che assumono su di loro molto spesso anche il carico di un welfare carente a livello statale del lavoro, e risolvono problemi che lo Stato non riesce a risolvere. Quindi la centralità della donna nel mercato del lavoro, nella società e nella famiglia è per un tema veramente sentito. Oggi siamo le leggi proprio in questo momento che si affacciano sul territorio nazionale non sono favorevoli, sempre almeno sono favorevoli alla donna, però sappiamo bene che per il bene comune di tutti gli italiani. Molte leggi, a volte, che penso alla riforma pensionistica, fatta per rispondere a un criterio europeo di uguaglianza, in realtà in un paese come l'Italia ha penalizzato fortemente donne che si trovano a dover andare in pensione con 7-8 anni di ritardo rispetto a quello che era preventiva. Le leggi sono importanti, il problema è che quando si fa una legge bisogna anche andare ad analizzare quello che è ricaduto sul tessuto sociale della nazione. E molto spesso quando si parla di diritti delle donne in Italia si risponde magari alla raccomandazione europea, ma poi di concreto si fa veramente poco. Penso per esempio ai congedi parentali. Da anni si dice che per agevolare l'occupazione femminile, anche i percorsi di carriera delle donne, ci deve essere un maggiore equilibrio tra padri e madri anche nella gestione dei figli piccoli. Molti paesi nordici, Svezia, Danimarca, hanno già imposto per legge lunghi periodi di congedo parentale per i padri, in modo tale da eliminare la differenza che c'è tra papà e la mamma, che se il papà prende. Rappresentanza di Palazzo Sant'Agostino, grazie a Fabi. Sì, oggi è un momento importante, dico un momento politico importante della nostra organizzazione. Organizzando questo convegno abbiamo voluto accendere i riflettori sul ruolo e la funzione della donna all'interno del mercato del lavoro, alla luce degli ultimi avvenimenti che hanno fin qui caratterizzato, diciamo, le novità. Novità che sono partite nel 2012 con la legge Fornero. A distanza di 2 anni abbiamo avuto il job act. Diciamo, sono disponibili, abbiamo anche, hanno veramente il governo Renzi ha in cantiere la riforma costituzionale che deve avere il battesimo dal popolo italiano. E poi sono state altre piccole riforme che direttamente o indirettamente si legano con le precedenti. Diciamo che c'è un trend normativo sul quale oggi vogliamo fare una riflessione a 360 gradi. Io facevo una battuta, tra i tanti grilli parlanti che ci sono in politica alla fine di queste prossime elezioni amministrative, che vedono ora più che mai i partiti gli uni contro gli altri. Ecco, avere il coraggio di aprire, di far nascere un momento di riflessione e di studio come quello del convegno odierno, è quasi un atto di coraggio, un atto di coraggio. Noi deve avere il battesimo dal popolo italiano. E poi sono state altre piccole riforme che direttamente o indirettamente si legano con le precedenti. Diciamo che c'è un trend normativo sul quale oggi vogliamo fare una riflessione a 360 gradi. Io facevo una battuta, tra i tanti grilli parlanti che
ci sono in politica alla vigilia di queste prossime elezioni amministrative che vedono ora più che mai i partiti gli uni contro gli altri. Ecco, avere il coraggio di aprire, di far nascere un momento di riflessione e di studio come quello del convegno di ieri, è quasi un atto di coraggio, un atto di coraggio. Noi ci proviamo, sperando che con questo convegno parte un confronto a più voci, nel senso che sulle scelte che sono state fatte e su quelle che si dovranno fare, ogni scelta ha più facce, come dicevo ieri, sia opportuno poi valutare quale delle facce, quella la nuova, che poi quella che interessa il popolo italiano. I problemi sono tantissimi sul tappeto e tra tutti voglio citare che c'è il problema del Mezzogiorno, l'occupazione. La legge sulla stabilità, ultima manovra, che ha visto sempre meno osservare le norme, le regole, le misure per quanto riguarda gli investimenti e il risparmio. Quest'ultimo è penalizzato. Volevo citare. Quando l'ottimo Draghi ha detto io vi voglio dare una mano per quanto riguarda la liquidità, una mano significa mi preste denaro, poi questo denaro va restituito, le banche hanno grosse difficoltà sulla liquidità e non ci dimentichiamo che le banche oggi denunciano 200 miliardi di crediti inesigibili per i quali bisogna seriamente ragionare e la FABI è venuto allo scoperto con una proposta di legge, cioè una proposta di legge dal punto di vista bancario, la banca UB, e sulla banca UB diremo qualche cosa in questo convegno affinché le idee siano più chiare per tutti i cittadini. Abi Salerno. Sono circa 30.000 gli esodati in tutta Italia, una sorta di anticamera della pensione. E sul nostro territorio quali sono i dati? Ma veramente io provengo dal mondo dei baschi, direi gli esodati sarebbero delle persone che l'istituto ha cercato di accompagnare alla pensione per ristrutturare il suo sistema. Dovrebbe mancare massimo 5 anni alla pensione. C'è qualcuno che ci sta un anno, due anni in questa specie di stagno, diciamo così, in attesa. L'istituto ci ha sei contributi fino alla, perciò si chiama accompagnamento alla pensione. E questa è una situazione che da circa 1.000-1.400 esodati, come viene vissuta? Viene vissuta come un limbo, ecco, diciamo, l'esodato se ne va con una percentuale del 80-85% dello stipendio e quindi può vivere tranquillamente, mentre l'istituto bancario risponde, diciamo, sui contributi. Certo, questo è un escamotaggio. È un escamotaggio, sì, per diciamo come se fosse una come per l'istituto, per esempio l'istituto bancario, l'istituto di credito, per avere delle ristrutturazioni interne. Se uno è giovane allora potrebbe riqualificarlo della detremazione, mentre quando uno ci manca due tre anni della pensione che vuole qualificare più e allora lo accompagna nella pensione. Del lavoro, il nostro essere donna all'interno di una famiglia, all'interno di una società sempre più alla ricerca della verità. Oggi siamo qui proprio per delineare questo dire un impegno sempre più alto di questo convegno nazionale, a conoscere un tema particolare. Sappiamo bene, potremmo già dire che chiediamo fermamente alle nostre cose dentro la società. Ce lo richiede il nostro essere uomini su qualcosa, come dire, da un prosieguo.
e condivisione alla nostra iniziativa, che noi deve esaurirsi solo nei confronti.